Buongiorno a tutti, vi do il buongiorno con questo bellissimo raggio di sole dal mio giardino in questo periodo per me un pochino difficile, ma ci tenevo lo stesso a mostrarvi qualcosa che ho realizzato. Vedete il mio tavolo natalizio, ho dei bijou da consegnare e prima di consegnarli ci tenevo a mostrarveli. Sarò breve, sono pochi pezzi, ma sono a mio avviso molto carini. Come vedete sto prendendo un pacchetto perché domani dovrò consegnarlo. Scusate l'inquadratura, sono con una mano e sto reggendo praticamente il telefonino ed aprendo il pacchetto. Vi mostro in questo momento anche il piccolo tag. Ho qualche difficoltà a prenderlo. Il piccolo tag ho scritto Briga Bijou, che metterò poi all'interno, come vedete, del pacchettino quando avrò chiuso il tessuto. Vi mostro il primo paio di orecchini, che sono una versione degli orecchini al bead embroidery con la filigrana che avete visto qui sul canale. Se non l'avete visto, naturalmente vi metto il link in basso. E sono un bead embroidery fatto con filigrane su una base in sughero, su cui ho ricamato perline e filigrane. Questa è una prima versione in questo colore veramente molto bello, sapete, uno dei miei preferiti. E ne ho realizzato anche un'altra versione, un colore leggermente più scuro e non è sughero, ma è un ecopelle, che naturalmente ha scelto direttamente la persona. Anche qui all'interno c'è il tag che dopo andrò a chiudere, e questa è la seconda versione degli orecchini. È una versione più scura rispetto alle altre due, perché la prima del tutorial era in rosso e questa invece, vedete, è un color testa di moro, non saprei come definirlo, e ci ho montato attorno le perline in questo diamond blu, e penso che sia quello il nome, e ho fatto questo contrasto di colori a mio avviso molto molto carino. Naturalmente i colori non li ho scelti io, ma la persona che me li ha commissionati, e vi mostro un pochino così nel dettaglio. Io li trovo favolosi ed eccole qua tutte e due le versioni. Ditemi naturalmente qual è la vostra preferita. Io mi accingo a riporle e consegnarle domani. Vi mostro ancora una volta perché veramente mi piacciono molto molto molto. Vi lascio comunque il link in basso. Poi mi sono stati commissionati da sempre la stessa persona dei bracciali, che dopo andrò a riporre in queste piccole bustine con un po' di carta fucsia, e sono tutti bracciali realizzati al macramè. Il nodo che ho utilizzato è un nodo piatto, molto semplice, e ci ho messo delle chiusure in acciaio con catenella perché mi è stato richiesto così. Questa è la prima versione in nero, poi questa è un'altra versione dove ho utilizzato, vedete, anziché le 8-0 ho utilizzato dei cubetti qui laterali da 3 mm. Poi, ne sono parecchie, c'è un'altra versione, sempre con le 8-0, utilizzando un filato da macramè, però diverso, non quelli della Silon, ma è un filato che ho preso qui in un negozio della mia zona. Altra versione con cipollotti e con questo filo, che sembra in realtà azzurro, ma è il turchese, un verdino. Un'altra poi versione ancora, vediamo questo stile caso la chiusura, sono tutti in acciaio blu, proprio acciaio e dorato. Un'altra versione sempre con il filo nero, questo è un cordino cerato con le 8-0 e anche qui chiusura con catenella e moschettone in acciaio. Ho messo degli anellini come terminali. Questa versione un po' più chiara, con questo grigio particolare e questi cipollotti color un blu leggermente sfumato. Ho fatto un'altra versione poi con il marrone, con questi cipollotti che sono un beige rosato con qualche riflesso, e come vedete qui c'è l'anellino d'inizio e poi catenella e moschettone in oro. E poi vediamo ancora altra versione con questo color mattone vinaccia molto bello, con questi cipollotti screziati.
E niente ragazzi, questo è tutto, non ho in realtà creato solo questo, ma questo riesco a mostrarvi prima di consegnarlo. E spero che il video vi sia piaciuto, vi abbraccio sempre e auguro a tutte buona creatività.